Eccoci mister, 1-0 che fa male, forse non se l'aspettava nessuno, il gioco l'abbiamo fatto noi, abbiamo condotto la partita, una delle rare occasioni che hanno avuto gli avversari, la palla è andata dentro, vince chi segna, come si dice. Il caso è fatto anche di queste cose, dobbiamo saperle accettare e soprattutto bisogna non piangersi addosso. Oggi secondo me abbiamo fatto una buona gara contro la squadra, sicuramente era la classifica per me bugiarda, noi abbiamo fatto bene, c'è stata questa punizione alla fine che diciamo ha rovinato i piani, anche se comunque come volume di gioco forse è stata una delle cose, una buona partita abbiamo creato, abbiamo subito, è sicuramente un periodo dove facciamo fatica a fare gol, più che altro per ci manca un po' di lucidità, ci manca un po' di precisione nell'ultimo passaggio, nell'ultimo movimento. Su questo dovremmo riflettere, su questo dovremmo lavorare. È chiaro che bisogna saper accettare anche queste sconfitte, perché sono sconfitte fanno sì male, però fanno parte di una crescita che noi dobbiamo assolutamente fare. E avevamo comunque un vantaggio tale che ci permette anche con la sconfitta di rimanere dentro la zona playoff. Però con questa sconfitta alla terza di fila, contro comunque un avversario che veniva da quattro sconfitte consecutive, apre una mini crisi? Ma di gioco sicuramente no, di prestazione neanche, crisi dei risultati sì, perché tre sconfitte consecutive sono sicuramente una bella, un bel segnale. Ripeto, io da questo punto di vista sono tranquillo, anche se dovremmo cercare sicuramente di aumentare la nostra prestazione, dovremmo cercare sicuramente di aumentare la precisione e la puntualità in quello che facciamo, nel senso che non è quello che ci è mancato oggi, ma forse ci è mancato anche domenica scorsa all'ultimo passaggio, ripeto, l'ultima cosa, come gioco noi costruiamo sempre, facciamo sempre buone cose. Sicuramente è una crisi di risultati, però le squadre, io dico sempre che le squadre forti come noi siamo, noi siamo una squadra di carattere, abbiamo tutto per risollevarci e per allenarci bene questa settimana e arrivare alla prossima partita. Sì, l'ultima cosa, come siamo messi con gli infortuni, gli infortunati come recupero, Daneluzzi, Marcus? Ma Marcus si era stirato 2 settimane fa e probabilmente per settimana prossima forse lo recupero. Oggi ha cominciato Caracciolo, che ha fatto un tempo e mezzo, poi non ce la faceva più, Daneluzzi anche lui sulla via del recupero. Diciamo che come organico siamo a posto, non abbiamo problemi. Grazie.